saluti, un caro saluto a tutti da me, da Marco Marsili, dai ragazzi della redazione per questa puntata di Luce, Libera Università Cultura Etica. Siamo qui oggi per parlare della cosiddetta Chiesa Giovannea, la famiglia Giovannea, la tribù spirituale Giovannea. Siamo qui con lo studioso di storia e di fenomeni mistici, Flavio Ciucani, nostro caro amico, e lo ringraziamo per aver accettato di partecipare a questa intervista. Ciao Flavio, un benvenuto a te. Ciao Marco e grazie di avermi invitato. Spero di essere utile per la vostra nuova associazione o la vostra nuova fondazione. Grazie Flavio, grazie infinite. Allora, la Chiesa Giovannea, che cosa si intende con questo termine? La Chiesa Giovannea, che cos'è la Chiesa Giovannea? Intanto la Chiesa Giovannea non è una chiesa, cioè non è una chiesa costituita e non è neanche una chiesa contro la chiesa. Viene detta Chiesa Giovannea un filone, diciamo, cristiano cattolico, che nasce appunto dalla filosofia e dalla predicazione di Giovanni, ma soprattutto parte da un concetto che poi magari delimiterò più chiaramente, parte dalla predicazione di Cristo. E quindi è un modo di tramandarsi le verità della predicazione, soprattutto quella parte o quelle parti che a volte vengono dimenticate, a volte vengono lasciate nell'ombra e a volte addirittura vengono anche soffocate dall'evoluzione della storia della Chiesa. Per cui diciamo che la Chiesa Giovannea è fatta da personaggi e da momenti storici, filosofi, ma anche persone semplici che hanno visto nella Chiesa quelle carenze che invece facevano parte delle verità che facevano parte, diciamo, della Chiesa primitiva, della Chiesa del primo e secondo secolo e forse anche del terzo secolo. E quindi è un rinnovamento continuo all'interno della Chiesa stessa e quindi diciamo è una specie di lievito che sta all'interno della Chiesa e che a volte è quel lievito che fa sbocciare le idee di rinnovamento, di cambiamento e di ritorno alle verità predicate da Cristo. È un filone che cerca di mantenere vivo all'interno della storia, è come se fosse un filo rosso che parte dalla predicazione di Cristo e arriva fino a noi e attraverso diverse forme e diversi personaggi. E questo fa parte appunto della predicazione di Cristo, perché come diceva Paolo, Cristo è Gesù Cristo, è il più grande scienziato della scienza dello spirito, è il più grande scienziato della scienza dello spirito perché ha dimostrato al mondo che non esiste soltanto la materialità, non esiste soltanto la materia, ma esiste anche lo spirito. Come Giovanni diceva, esiste la luce, Dio è spirito, dice Giovanni, e dice che la parola, e cioè il verbo, che fa parte di Dio, è insieme a Dio ha creato il mondo, e questa parola si è fatta luce. Grazie Flavio per questa risposta approfondita. Correggimi se sbaglio, ti prego. Quindi è giusto secondo te dire che la Chiesa o cosiddetta Chiesa di Giovanni, questa corrente giovannea, è, diciamo così,
per così dire, la Chiesa iniziatica che si occupa principalmente della scienza dello spirito, e mentre la Chiesa, chiamiamola la Chiesa di Pietro, è la Chiesa del rito, che si occupa della scienza del rito, perché anche il rito ha la sua scienza, se vogliamo. Sbaglio a dire così? Beh, mettiamola sotto un'altra forma. Io non parlerei tanto di iniziazione. È vero, per noi che abbiamo fatto un percorso, io ti conosco da quando hai cominciato a fare un percorso spirituale, e so benissimo che si parte sempre da una situazione iniziatica, che noi chiamiamo iniziazione, ma che non è un'iniziazione. Che cos'è? È una sensibilità diversa di guardare le cose. La chiesa, diciamo di Pietro, per intenderci, è una chiesa che insegna le verità spirituali, insegna le verità spirituali, ma è soprattutto una chiesa esoterica, cioè che a un certo momento è quella che si mostra al popolo, alla gente, attraverso la ritualità, attraverso la sacramentalità. E quindi diciamo, parlerei di una chiesa esoterica e di una chiesa exoterica, una più portata ai rapporti, alla scienza dello spirito, e l'altra più portata alla dimostrazione di questa scienza a livello esteriore. Quindi nella dimostrazione a livello esteriore a volte si perde di sostanze fondamentali, che posso dire, faccio un piccolo esempio che è fondamentale. Nel V secolo c'è stato un concilio che ha eliminato la doppia anima. Per la Chiesa Giovannea la doppia anima è fondamentale, perché è quella, una anima è quella che è animale, quella che anima appunto il corpo fisico. Ogni animale ha la sua anima, quindi ogni animale è animato, ma c'è quella parte di anima che Origene diceva essere stata creata da Dio fin dall'eternità, e che è quell'anima che fa parte della scintilla della luce stessa di Dio, quindi è eterna e che non morirà mai, che noi chiamiamo spirito. Quindi c'è una parte animale e una parte spirituale. Esistono dei simboli attraverso i quali si può riconoscere questa chiesa esoterica, che comunque, precisiamo, vive all'interno della società. Ecco, vorrei capire bene questo, perché rischiamo altrimenti di, attraverso il mio dire, potrei rischiare di far generare dei fraintendimenti. Ecco, non è che sono due chiese separate e divise. Assolutamente non sono le chiese. Intanto la chiesa di Giovannea non è una chiesa. La chiesa è quella di Pietro. La chiesa, diciamo, per noi cattolici, è chiesa cattolica, apostolica, romana. Ma all'interno di questa chiesa, come all'interno di altre chiese, soprattutto orientali, quindi ortodosse, esiste questa tradizione che io farei partire dai primi secoli del cristianesimo. I primi secoli del cristianesimo, in cui alcune verità erano palesemente sia studiate a livello dei nostri padri della Chiesa, e sia creduti ufficialmente. Però nel passare del tempo, soprattutto dopo il 300, si è persa molta di questa verità, perché lo sbandamento della Chiesa, e mi spiego. È vero che con il Concilio di Nicea si è stabilito che la Chiesa era libera, si era stabilito già prima con l'editto di Milano, in cui non si parla della Chiesa, che la Chiesa cristiana è libera, si dice che tutte quante le religioni sono libere all'interno dell'impero romano,
Quindi è brutto dire che il concilio di, pardon, il documento di Milano sia stato fatto per i cristiani. Il documento di Milano è stato fatto per tutti, quindi non solo per i cristiani, e non si nomina il cristianesimo. È successivamente, diciamo, nell'arco di pochi anni che Costantino vede questa minoranza di cristiani, appunto, che era una minoranza all'epoca, vede che sta occupando molti spazi all'interno delle classi senatoriali, all'interno addirittura della casa imperiale, all'interno delle case imperiali già il cristianesimo era arrivato, all'interno delle case senatoriali, delle grandi famiglie senatoriali il cristianesimo è arrivato molto meno rispetto a quello che era diciamo la diffusione nel popolo. Va bene Flavio, grazie per la tua risposta. Mi viene da porti una domanda. Che tu sappia, esistono dei simboli attraverso i quali è possibile riconoscere o attraverso i quali simboli gli appartenenti alla Chiesa Giovannea, a questa corrente spirituale, a questo filo rosso, come l'hai definito tu, si fanno riconoscere o si riconoscono tra loro? Guarda Marco, considera questo fatto, che intorno al 600, quando comincia a nascere la, diciamo, la scienza, quella che conosciamo oggi, la scienza che poi nasce dalla scoperta dei greci, la scoperta della filosofia greca, che diceva che per conoscere la realtà che ci circonda bisogna fare una lavorazione di stoicheia, cioè di tagliare. Allora la scienza è arrivata a tagliare e l'ultimo elemento non tagliabile, quindi non divisibile, l'hanno chiamato atoma, cioè l'atomo, che ancora in scienza si usa la parola atomo. In letteratura l'hanno chiamata gramma, cioè la lettera, gramma, la lettera, cioè è l'ultima parte divisibile di una parola. Ma in genere viene chiamata stoicheia, o stoicon in singolare, stoicheia in plurale. Che significa? Che significa che gli scienziati, prima i filosofi, poi gli scienziati del 600, hanno cominciato a studiare la natura, esaminandola fino alla sua essenza fondamentale. Da questo studio sono nati tutte le scoperte scientifiche del 600 e del 700. Però già nel 600 coloro che facevano questo lavoro avevano una specie di, come dire, di non fiducia nella scienza, non aveva fiducia nella scienza, e qui che sono nati quelle società che noi chiamiamo società segrete, che si sono dati dei simboli, di simboli che poi sono diventati simboli massonici, sono diventati simboli, delle società segrete, eccetera, e quei simboli che sono rimasti fino ad oggi, che poi queste società segrete si sono deviate appunto, partendo prima dalla ricerca, una ricerca spirituale. Dicevano la natura è così vasta, è così via, che è difficile andarla a cercare. Perché non partiamo invece dalla cosa semplice, cioè noi stessi, il nostro spirito, quindi la ricerca spirituale? No? Lo ricordi benissimo che prima della rivoluzione francese c'era un grande iniziato che studiava appunto la trasformazione
della materia in oro, no? Questo scienziato è arrivato fino a Cagliostro, è arrivato fino praticamente fino all'interno della corte, e lì ha fatto talmente paura che è intervenuto, diciamo, lo Stato, e hanno cercato di, diciamo, di farlo fuori. La stessa cosa è avvenuta alla fine del 600 con Giordano Bruno, cioè spiegare a una società che sempre ha detto che l'uomo è al centro dell'universo, spiegare che non è più al centro dell'universo, ma che esistono altri mondi abitati, no? Era una cosa impensabile. Questo è chiaro? Beh, l'errore è stato grandissimo, non solo perché hanno ucciso l'innocente, ma perché hanno bloccato questa ricerca affannosa e importante dell'uomo, non solo diciamo per la parte materiale, ma anche per l'altro. Allora, intanto la croce d'oro è questa. La vedete? Riesci a vederla? Eh sì, mi sembra simile a quella. È una croce d'oro. Dove c'è Fos, che significa luce, e Zoe, che significa vita. Vedi? Dall'alto in basso è Fos, da destra a sinistra è vita. La luce è vita. Che significa luce e vita? Invece la lampada. In greco, quindi la vedi? Questa è la lampada. Sì, eccolo qua. E praticamente cita un versetto del capitolo 8 di Giovanni, no? Del capitolo 8 di Giovanni, sì. In cui si dice: io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Bellissima questa è molto bella. Sì. La penultima è se a tuo avviso, a tuo sapere, questo filo rosso della Chiesa Giovannea ha avuto ed ha dei rapporti con altre cerchie iniziatiche, con altri, se vogliamo chiamarle società segrete, ecco, altri gruppi a conoscenza di queste informazioni. Allora, già penso di averti risposto in parte. Prima. Perché? Perché appunto ci sono stati dei momenti in cui era necessario, in questo sconforto che si aveva da parte dei filosofi e degli studiosi sulla scienza, aveva uno sconforto nei confronti della scienza, e hanno cominciato a fare queste associazioni, questi gruppi, e lì c'era molto di Giovanni. Addirittura l'associazione massonica che faceva riferimento al rito egiziano, all'inizio delle loro sedute leggevano l'inizio, l'introduzione del primo capitolo di Giovanni. La stessa cosa faceva il prete quando finiva la messa, prima del Concilio Vaticano II, quando andate in pace, la messa è finita, tutti andavano via, ma il prete si metteva alla sinistra dell'altare, dove c'era un piccolo leggio aperto sull'introduzione del primo capitolo di Giovanni, e se lo leggeva tutto per conto suo. Quindi questo fa pensare come c'era molta attinenza tra diciamo la ritualità della chiesa chiamiamola così di Pietro, con la chiesa, con le varie associazioni che nascevano a quell'epoca. Ma dopo il 600, cioè con la rivoluzione francese, ma prima ancora la rivoluzione francese, tutte queste associazioni che facevano riferimento appunto a un filone giovanneo si sono completamente deviate. Sono deviate perché sono diventate associazioni di potere,
sono diventate associazioni di controllo del potere e sono diventate associazioni associate al potere prepotente e mafioso fino ai giorni nostri. Che è rimasto di queste associazioni? Niente, a livello che io sappia. Io ho un carissimo amico dalle parti vostre a Perugia, che è stato a capo di una loggia massonica, il quale ci siamo, adesso è molto anziano, ha più di me, ci sentiamo sempre, però lui si rende conto, da massone si rende conto che non esiste più un rapporto di annotazioni giovannee nella massoneria attuale. E dice: forse sono stato l'ultimo nella zona di Perugia a amministrare le verità dell'antichità. Questo per farti un esempio che conosco bene, cioè nel senso che ho conosciuto bene. Quindi oggi non esistono. Perché? Fino al tutto il 900, 800, 900, tutti i concili sono stati fatti dagli imperatori. La Chiesa non aveva nessuna capacità di scollegarsi dalla volontà imperiale. I vescovi venivano eletti dagli imperatori, i quali vescovi avevano anche un'attività non solo pastorale, ma avevano anche un'attività, amministrativa. Quindi che i signori che amministravano, per intendere, una contea, era il vescovo che era contemporaneamente pastore di anime e pastore dei soldi, chiaro? È in quest'epoca che sono nati molti movimenti, moltissimi movimenti, in Francia, in Italia, in Inghilterra, di cristiani che si ribellavano a questo tipo di chiesa e portavano avanti tutti questi concetti che ho cercato di non illustrare, ma di accennare prima, e di portarli avanti cercando di fare in modo che la Chiesa si rinnovasse. E c'è stato un grande movimento di rinnovamento, grandissimo, ma molto grande. Però che succedeva, Marco? Succedeva questo, che nel mondo medievale la gente era povera davvero. E c'era ancora la servitù della gleba, che è quella che conosciamo di più, no? Quindi non avevano la capacità di essere effettivamente liberi. Per cui scambiavano la rivolta contro una chiesa ricca, che andava contro i principi evangelici, a una rivolta per il loro fabbisogno. Per cui a volte i principi evangelici venivano deviati assolutamente, ma assolutamente venivano deviati. Addirittura si parlava, per esempio, i Catari, faccio un esempio, che è stato uno dei movimenti più grandi, soffocati nel sangue. I Catari, per esempio, a un certo momento dicevano che Dio non poteva essere più quel Dio della Chiesa, perché praticamente gli uomini erano stati creati dalla materia, per cui la materia non fa parte dello spirito, e di conseguenza il diavolo fa incarnare i suoi angeli negli uomini, i quali uomini, facendo riprocreandosi, costruivano altri diavoli, per cui non facevano più l'amore, non ricreavano più. Quindi voi vedete che dal fatto di dire
che esiste una incarnazione o una reincarnazione, al fatto di dire che nascevano soltanto diavoli, il passo è breve. Perché? Perché non interessava tanto la parte spirituale quanto la parte materiale. Quindi era la loro sofferenza fisica che prevaleva sulla sofferenza spirituale. Questo per farvi un esempio, che ma in Europa ce ne sono stati tanti di questi casi. Si parte da una necessità di rinnovamento della Chiesa e si arriva fino ad estreme conseguenze, diciamo, di teologia avulsa. Però io vorrei dirvi che in tutto questo contesto nasce San Francesco d'Assisi. Considera che Francesco d'Assisi era uno che conosceva il Vangelo, non perché sicuramente l'aveva letto il Vangelo. Il Vangelo all'epoca era in latino, però il Vangelo lo conosceva perfettamente anche in volgare, ma non in volgare normale, in volgare francese. Perché? Perché la madre era francese, la mamma era francese e veniva dal sud della Francia, dalla Provenza, okay, una zona catara, e quindi probabilmente la mamma aveva il Vangelo in lingua catara, cioè in lingua doc. E oltre a questo, Francesco chiamava il sole suo fratello, l'acqua sua sorella, la terra sua mamma. Cioè, per dirla in breve, se vogliamo analizzare bene la vita di Francesco, diciamo che Francesco era molto vicino all'eresia, no? Molto vicino. Però che è successo? Che Francesco è stato così intelligente, così forte, così aiutato dalla divinità, dal cielo, che lui non si è mai staccato dall'onorare la Chiesa, è rimasto sempre dentro la Chiesa, non ha mai deviato le sue credenze, è rimasto dentro perché voleva rinnovare la Chiesa. È stata la Chiesa che poi si è impossessata delle migliaia e migliaia di persone che lo hanno seguito e ne hanno fatto magari un'altra cosa, ma Francesco sicuramente ha seguito questo grande filone della Chiesa Giovannea, grande filone. Tu mi dicevi che tantissimi... uno dei rappresentanti migliori della Chiesa in quell'epoca, in cui c'era questa necessità che la Chiesa doveva cambiare per forza. Mi dicevi che tantissimi giovani in tutta Europa hanno seguito l'esempio di Francesco all'epoca. Tantissimi giovani. Tu considera, io vorrei che mi rendesse conto, Francesco è stato quello che all'interno della Chiesa è rimasto saldamente aggrappato alle tradizioni apostoliche e quindi alla Chiesa di Pietro, ma mai rinunciando alle sue verità. Mai rinunciato alle sue verità. Perché? Perché nessuno gli poteva dire niente nel momento in cui il movimento all'epoca si chiamava universale, perché era di tutti. L'Europa era l'universo in quell'epoca. Chiaro, per cui nessuno poteva dirgli niente. Francesco non ha mai rinunciato a questo. Francesco, quando andava in giro, diceva: basta leggere i fioretti di San Francesco. Francesco cantava in francese e faceva le lodi alla natura in francese, quando camminava quando faceva il giullare con i suoi compagni di viaggio. Bellissimo. E quindi, diciamo, Francesco era molto vicino all'eresia, molto vicino, però logicamente è rimasto fedele alla tradizione della Chiesa. Insomma, ecco. Va bene, Flavio, grazie infinite. Io vado con l'ultima domanda, che è quella che mi sta forse più a cuore di tutte, anche se tu hai tirato fuori San Francesco che se la gioca. Allora, oggi tracciamo un ponte ideale tra 2000 anni fa e oggi. 2000 anni fa, forse un po' più di 2000 anni fa,
Gesù Cristo ha detto: io avrei ancora molte cose da dirvi, parlando con gli apostoli, ma voi non siete capaci di sopportarne il peso. Ma quindi per ora non ve le dico. Ma verrà lo Spirito di verità, il Consolatore promesso, il Paraclito, viene chiamato in questi modi, lo Spirito della verità, che vi dirà la verità tutta intera. Tutta, la verità tutta intera è una roba grossa, cioè la verità tutta intera, la verità assoluta. La verità tutta intera, e vi annuncerà delle cose future addirittura. Quindi uno spirito anche profetico. Cioè. E non parlerà da se stesso, ma fa capire che questo spirito di verità è a sua volta ispirato da Cristo stesso, dal Padre. E, dal Padre, anzi. E, ecco, possiamo dire, correggimi se sbaglio, è giusto dire, è corretto dire che questo spirito di verità si è manifestato e si manifesta non soltanto, ma anche, e forse in maniera più forte, più privilegiata quasi, all'interno della corrente spirituale che chiamiamo, che abbiamo chiamato la Chiesa Giovannea? Marco, questa è l'ultima domanda, non vorrei che fosse, diciamo, la risposta più lunga qui, per cui ti do alcune indicazioni e basta, e tu capirai sicuramente. Diciamo questo: intanto Gesù dice: io e il mio Padre siamo la stessa cosa, e io manderò lo Spirito di Dio tra di voi, dice in Giovanni. Egli sarà lo Spirito Paraclito che vi insegnerà, come hai detto tu, tutta la verità. Ora, noi diciamo che parte dello Spirito di Dio siamo anche noi, chiaro? L'uomo è lo Spirito di Dio. In questa umanità ci sono quelli che seguiranno, chi mi seguirà sarà mio amico e quindi rispetterà quello che vuole Dio, quindi sarà gradito a Dio, e altri invece non è mio amico perché non rispetterà quello che io ho detto e quello che il Padre mio mi ha detto di dire, e quindi non sarà mio amico. Di conseguenza c'è già una prima fondamentale forma di giustizia, no? La giustizia è questa: o sei con me o sei contro di me. Ma sei con me quando? Quando tutte le opere sono fatte alla luce del sole. Perché le opere buone sono fatte alla luce del sole, le opere cattive sono fatte nelle tenebre. Che significa? Che chi segue le mie indicazioni, chi segue le mie leggi, e che quindi dimostra di volermi bene, è quello che agisce alla luce del sole. Chiaro? Ora attenzione. Chi è lo Spirito Paraclito? È una persona o sono tante persone? È una persona, è un fatto o sono tanti avvenimenti? Io credo che lo Spirito Paraclito fa parte essenzialmente di quel filone rosso, di quel filo rosso che nel tempo è arrivato fino a noi. Chi è all'interno di questo filo rosso significa che sono amici di Cristo e quindi sono eletti dal Padre suo. Perché? Perché fa la volontà del Padre. Dice: quello, chiunque fa la volontà di quello che io vi ho insegnato, io, siccome ve l'ho insegnato perché me lo ha insegnato il Padre, fa anche la volontà del Padre. Quindi all'interno di questo filo rosso, e quindi della Chiesa Giovannea, sono tanti personaggi, tanti, da quelli che hanno penso a Eugenio Siracusa, per esempio, che ha parlato delle verità dei mondi abitati, e penso ad altri personaggi i quali hanno parlato a livello più sociale. Perché? Perché vedi, Marco, oggi
siamo in un momento in cui che coloro che fanno parte di quella chiesa giovannea deve dare testimonianza della verità. Non può esimersi ognuno di quelli che crede di far parte della chiesa giovannea, non può esimersi dal dimostrare di esserne parte, non può esimersi. Perché? Perché è stato detto da un'altra fonte che è sicuramente fa parte dello spirito paraclito, che la Madonna alla Salette disse: vi prego, voi piccolo gruppo che ci vedete, dovete dare la faccia per il vostro Cristo. Bellissimo. Piccolo gruppo, che significa? Che siete pochissimi, non fate parte della grande cristianità, ma fate parte all'interno della grande cristianità, un piccolo gruppo che avete capito come funziona il mondo, quali sono le regole del mondo, come funziona la spiritualità, eccetera, eccetera, eccetera. Che avete in voi quelle verità che vi sono state insegnate da altri spiriti paracliti, che sono stati i vostri maestri, vostri insegnanti, vostri padri spirituali, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro? Quindi, di conseguenza, oggi, sì, la risposta è sì a quello che dici, tu, alla domanda che mi hai fatto. Deve essere per forza all'interno di questo film, anche se non se ne rendono conto. Io credo che Don Ciotti non si rende conto di essere all'interno di questa chiesa, ma è sicuramente all'interno, perché grazie a lui molte cose, molti giovani sono stati salvati, tratti fuori dalle grinfie del principe di questo mondo, cioè il male. Chiaro? Quindi è sicuramente, cioè i sacerdoti che seguono Don Ciotti, quei preti che dicono: guarda il prete, guarda quello lì, sta sempre tra i giovani, tira fuori, cioè penso che è un esempio. Quindi è un esempio di come viene espresso il valore evangelico, quello vero, no? Che è stato detto da Cristo: avevo fame, avevo da mangiare, avevo sete, mi avete dissetato, avevo sete di giustizia e mi avete appoggiato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è soltanto il credere ai mondi abitati, non è soltanto il credere alla reincarnazione, non è soltanto altre cose. L'importante in questo momento è importante per la salvezza di questa terra, è le opere, sono le opere, no? E di conseguenza sicuramente in questa logica questo piccolo gruppo significa, di cui parla Madonna, significa il filo rosso della chiesa giovannea. Grazie Flavio, una risposta bellissima. Abbiamo chiuso con i fuochi d'artificio.